Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Covid, oltre 30.000 casi, 153 decessi, in forte crescita la curva pandemica in Italia. Mai così tanti nel 2021, però con un numero molto alto di tamponi, 851.000. I decessi sono 153. Terapie intensive sopra quota 1.000. L'EMA dice la situazione resta preoccupante. Gli ultimi anni sono stati molto difficili, ma in questi mesi l'Italia ha dimostrato di saper reagire con coraggio e unità sulle sfide del 2022, stesso spirito di collaborazione. Così Draghi agli ambasciatori ha ricordato Attanasio e gli uomini che con lui sono stati brutalmente uccisi. Venga fatta luce su Omicron, dice, serve la massima cautela. La manovra è arrivata in aula al Senato, il nodo del superbonus è stato sciolto dopo ore di stallo, approvato l'emendamento alla manovra del superbonus 110 che toglie il vincolo del tetto ISEE di 25.000 euro per le villette. E per quanto riguarda i furbetti del reddito, 39 denunce a Palermo, carte false per richiesta all'INPS e altri 45 segnalati nel Trentino. Germania, drastiche misure anti-Covid, arrivano nuove restrizioni fra le persone non vaccinate ma anche vaccinate. Il cancelliere tedesco Scholz ha annunciato nuove misure per contrastare la diffusione dopo il vertice con i 16 Länder. Non è più il tempo per le grandi feste di Capodanno, dunque alle riunioni private non potranno partecipare più di 10 persone, escludendo dal conto i minori di 14 anni. Dal 28 dicembre saranno chiuse le discoteche, mentre le partite di calcio si terranno a porte chiuse. E parliamo dell'Oscar. È stata La mano di Dio, l'ultimo film di Paolo Sorrentino, è entrato nella shortlist dei migliori 15 film internazionali in corsa per gli Oscar. Per quanto riguarda il calcio, Serie A, dopo il KO in casa con la Roma, altro passo falso dell'Atalanta, 0-0 in casa del Genoa. Nell'anticipo della 19esima giornata, allo Stadium, successo della Juve che batte il Cagliari per 2-0. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zipnews.